E sono qui, cari amici di Drum TV, con un collega, un grandissimo professionista, un amico, una persona che ho il piacere di conoscere da diversi anni, Francesco Corvino. Ciao Francesco. Ciao Gigi, grazie, grazie per questa bellissima cosa che fate voi. Io e te eravamo 10 anni che non ci vedevamo. Ma, probabilmente. Vacanze e musica, 2008. E che dire, sono arrivato da poco, l'atmosfera è molto molto bella. Io mi ricordo gli eventi simili del 2004, quindi il Disma e tanti eventi che sono stati fatti sulla batteria. Bisogna farli, perché in effetti già in Italia attualmente si fa molta fatica con un po' con la musica in generale. È importante dare spazio a nuovi talenti, ragazzi che studiano tanti anni, e sentirli, no? E quindi questi eventi gli danno la possibilità di poterlo fare. Grazie a Gianluca, so che è difficile fare una roba del genere, però è importante che rimanga sempre la passione, e so che lui ce l'ha, ecco. Grazie Francesco. Un'altra domanda: quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, io ultimamente sto lavorando, tu sai che io lavoro tanto in studio da una vita, ho dedicato quasi tutta la mia vita a questa cosa qua. Da poco ho ultimato un disco con un disco di duetti con 10 artisti, Leali, Mina, De Gregori, Tony Adele, Duran Duran, degli Spandau Ballet e altri artisti. Ma adesso sto facendo qualche data con Andrea Bocelli e c'è un progetto futuro che io porto avanti con Fabrizio Leo, che è un chitarrista molto molto forte, e Flavio Scopaz, e a ottobre saremo in Polonia per un tour, e probabilmente ci sarà anche un tour europeo. Per adesso ancora tutto è segreto, ecco. Molto bene, e ti ringrazio comunque di averci dato questa piccola anteprima. Salutiamo i nostri telespettatori, Gigi Morello e Francesco Corvino. Grazie, grazie a tutti. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with nothing left to give. Who am I to be blind, pretending not to see the need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the way, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with.
siamo qui, amici di Drum TV, con Eric Cisbani, grande batterista, soprattutto nell'area del pop, giusto? Diciamo che negli ultimi anni ho cambiato molto direzione. Benissimo, allora correggiamo, grande batterista e basta. Cerco di suonare un po' tutti i generi, sia per vivere che per passione che per mia esigenza personale. Benissimo. Cosa ti sembra questa manifestazione qui di oggi, Drummer da Merula? La manifestazione è fatta molto molto bene, è stato anche un modo per me per rivedere un po' di amici, colleghi e sentire anche ascoltare batteristi che non conoscevo personalmente. Il negozio è come sempre stratosferico, quindi giustamente l'evento è un grandissimo evento. Grazie Eric. L'ultima domanda per i telespettatori: quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, progetti per il futuro, sto preparando un disco, ho appena registrato del nuovo materiale, sarò in partenza per la Lituania con Miggy Mo Roger, che è uno storico bluesman, quindi sarò in tournée con lui maggio e giugno, e poi vedremo, perché noi viviamo un po', sai, alla giornata, quindi adesso gli impegni ci sono. Ho appena finito un tour lunghissimo con Ornella Vanoni, che io adoro, e poi vedremo, cercheremo di fare il meglio, come sempre. Perfetto, allora salutiamo Eric Cisbani. Ciao ragazzi, ciao a tutti, Drum TV, ciao, alla prossima, grazie.